In un momento di emergenza pandemica, diciamo che per qualche mese alcune specialità, magari, o un ospedale vengono utilizzate per curare cittadini di questa regione, non solo loro, ma lasciare spazio anche agli altri di essere curati, perché di questo si tratta, perché dobbiamo compensare le due cose. Cioè altre patologie, Altre intende, quindi patologie, tutelare. esatto, che qualcuno utilizzi per fare una campagna elettorale per le preferenze che auspica di prendere quando non farà più il sindaco, ma si candiderà in regione. E aizzare la popolazione contro questa scelta qua, io penso che sia immorale e irresponsabile. E spero che i cittadini di quella comunità si ribellino a chi sta utilizzando la loro salute per magari dare qualche santino in più della sua campagna elettorale. Caspita, è È una forte. vergogna, è una vergogna. Chiesto ai cittadini di ribellarsi È contro il una, sì, che sindaco? gli dicano no, che gli dicano finiscila. Perché è una vergogna. Comunque tanto Che si giochi sulla decide. salute dei cittadini di questa regione, sullo sforzo che i medici e infermieri fanno, è una vergogna. E guardi, me l'hanno fatta qualcuno, con qualche protesta, l'ho vista anche qualche sindaco di centrodestra, non solo di centrosinistra. E cioè, e qui non si scherza, non si scherza. Perché oltretutto, se volete, incomincia la regione ad andare in questi comuni a vedere come spendono i soldi e cosa fanno. Lei ha sempre usato un atteggiamento collaborativo. Collaborativo, a differenza di chi mi ha preceduto. Che sia ben chiaro, noi sempre collaborativo, qualsiasi sindaco di qualsiasi colore politico. Ma quando stiamo lavorando per tutelare la salute dei cittadini in situazioni di estrema difficoltà, e devo dire che Regione Friuli Venezia Giulia sta tenendo molto bene rispetto ad altre aree del paese, ma stiamo lavorando notte e giorno, e non io, guardi, io devo ringraziare tutta la parte della sanità, le prevenzioni, che veramente lavorano 24 ore su 24, e c'è qualcuno che invece utilizza, cavalca questa cosa, è una roba immorale. Bisogna trovare almeno